Un saluto a tutti e bentornati da Jack e Cla di Elisir Podcast. Cla, ciao e buona serata. Cos'è Elisir Podcast? Buona serata a tutti. Come sempre andiamo a trattare un bel argomento e noi tutti li trattiamo, quindi è una cosa che facciamo spesso. Allora, stasera andiamo a parlare un po' di Silent Hill. Allora, per chi magari ci ha seguito, diciamo, dal primo minuto, si renderà conto che l'avevamo già fatto. Però questo è un approfondimento di Silent Hill, perché l'altra volta abbiamo magari tralasciato alcuni argomenti e volevamo rifarlo. E quindi stasera parleremo un pochino meglio, più nel dettaglio di Silent Hill. Quindi direi di E partire. partiremo col botto, col trailer del primo gioco, prima di Ah. parlarne. Vediamoci subito un trailer ricco d'azione, spumeggiante, di Will Encounter a Wall of Sai, tra l'altro Darkness. può fare la reaction, perché tanto hai tolto l'audio, quindi Sì, giustamente. certo. Quindi. Beh, la musica c'è sicuramente, quindi vai. Cla, vuoi commentare una reaction a cosa stai vedendo? Io mi ricordo che fu il primo, uno dei primi giochi che provai. Praticamente, vabbè, vediamo il trailer. Ovviamente c'è questa fanciulla La lì bimba che, con perduta. questa nebbia che sembra Milano. E tra l'altro fu uno dei primi giochi horror che ho fatto, perché effettivamente il primo ti inquieta abbastanza. Dopo, Sì. infatti, dopo dirai da cosa è dovuto la nascita di questo gioco, da dove in teoria dovrebbe essere nata questa cosa. Ce l'hanno anche richiesto, quindi giustamente andremo a parlarne. Dirò anche la mia opinione su quello, ovviamente. Certo, ma io comunque fu uno dei primi horror che provai. Il primo era Resident Evil 1, ma proprio lì per PS1. Era più vecchio Resident Evil 1, sì. Questo qui è Sì, uscito verso la infatti, fine della provai Play prima 1. quello. Periodo di Metal Gear Esatto. Solid, che c'era la demo Ah. dentro, non so se di uno o dell'altro, in uno dei due giochi, visto che sono giochi Konami Non lo comunque. so, però La mi ragazza pare con le che bende mi metteva una inquietudine, si chiama Alessa, e mi metteva un'inquietudine veramente allucinante ai tempi. a me sinceramente me l'aveva consigliato quello che mi affittava i giochi. Dicevo, ma prova un po' questo, magari ti piace, una È un roba horror. gameplay un po' invecchiato, ci si sbatte tanto, però guarda che tensione, che bella atmosfera. Tu che sei fan dell'horror, sai che questo è buon horror, perché questo è horror atmosferico più che cruento nelle immagini. Non è tanto cruento No, come no, gioco, però no. è atmosferico. E vediamo l'infermiera che ride. Molte di queste scene sono prese dall'opening, dall'introduzione del gioco, e vediamo la poliziotta che va con la sua Ah, poi moto. molti hanno criticato il film, ma in Ma il realtà il primo film film è è molto bello. buono, il primo Sì, film. No, certo, bello, anche. ok, è molto buono. Ma hanno Bello. criticato probabilmente il fatto che la madre non esiste nell'ottica del Ho gioco. capito. Hanno cambiato protagonista, hanno cambiato la storia. Però ci può stare, alla fine l'autore era molto fan della serie. Quindi. Una bella atmosfera, tipo, solo due maroni per quanto è piatta, dice Revil. Beh, un'opinione Corretto. valida, ciao Revil. Un'opinione Ma anche valida, a non me, è che l'hai data. guarda, col senno di poi probabilmente mi romperei anch'io, perché una volta avevo più anche pazienza. Adesso sicuramente mi scoccerei anch'io, sinceramente. A me piace perché per gli standard Play 1 è molto 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 ben curato, spettacolare, veramente spettacolare l'atmosfera di questa. Sì, che purtroppo sì, la questione del piatto è il fatto che voler fare un gioco con poche persone vere, che però quando compaiono aggiungono qualcosa alla trama, all'ottica della serie. Ed è un gioco del 99, quindi stiamo parlando di quasi fine generazione PS1, un periodo interessante, dove l'hardware Play 1 era potente, ma avevi delle meccaniche difficili per i movimenti, per i controlli. Comunque la storia si può vedere su più strati. Abbiamo la storia banale, quella chiunque può capirla, quella del culto religioso che fa cose strane, ha fatto cose strane, e lì quella è la cosa banale. La seconda cosa è l'ottica dei nemici, perché hanno quell'aspetto, come mai sono generati con quell'aspetto, perché tu li vedi così, e tante cose. Poi abbiamo una terza ottica, un terzo layer, un terzo strato, che è quello del, stiamo citando un sacco di roba horror, i nomi delle strade, Bachman Street, Bachman, Richard Bachman, abbiamo un sacco di nomi di strade che sono citazioni, e quindi un grande cultore dell'horror. Si dice, ah, ma questo è un regista, questo è uno scrittore, questo ha fatto horror, questo ha fatto horror, quindi sai che comunque ha una incredibile visione horror. E ovviamente poi abbiamo tante cose interessanti, quanto i luoghi siano standard, un ospedale, delle fogne, le strade, ovviamente la stazione di polizia che visiti, che è soltanto una schermata e basta.
non era Resident Evil 2, quindi non ce la facciamo tutta, ovviamente no. E quindi è interessante, diciamo, un potenziale che però, a mio parere, su PlayStation 1 non è stato espresso al 100%, perché c'era bisogno probabilmente di questo gioco così sperimentale per poi passare a un seguito. Tu, Cla, hai quindi detto che non l'hai provato, vero? No, il primo sì, ho detto, il primo sì, è quello secondo me che funziona di più, secondo me, almeno a me ha funzionato molto le atmosfere, la cosa che mi era piaciuta di più. Poi in realtà come gameplay non è che mi avesse proprio, mio Dio, infatti, però ero molto attirato dalle atmosfere, dei luoghi, eccetera, perché ti mette proprio inquietudine, e anche un po' quello che fa anche il film, perché alla fine il film comunque ricrea un po', secondo me abbastanza bene, le varie location ricreano abbastanza bene le atmosfere del gioco, poi che non è uguale, vabbè, però... Le atmosfere sono abbastanza inquietanti e a me erano piaciute per quello. Sì. Il film, infatti, a me piace per quello, in realtà. Ai fan non piace il fatto di aver inserito Pyramid Head nell'1. Pyramid Head è tanto legato dal 2 in poi come struttura, non dovevano metterlo nell'1, ma è fighissimo, però non aveva senso di esistere in quella ottica lì, perché ne parliamo adesso. Considerate che dopo 2 anni di successo del primo Silent Hill, che non è un gioco che ha stravenduto livelli estremi, è un gioco dove questo padre vuole recuperare sua figlia, ci sono finali multipli, è anche un true ending se tu vai a scoprire i segreti. Intanto salutiamo chi c'è in chat, oltre a Revi il buon tizio. Intanto vediamo un attimino la questione del, ad esempio, scoprire qual è il segreto di un dottore, che sta cosa è presa pari pari da una puntata di Twin Peaks. Le citazioni di Twin Peaks sono infinite, veramente infinite, dove ogni persona ha un segreto da nascondere in quella città. Ogni persona ha un segreto da nascondere, che siano piccoli o grandi, non ha importanza. E quindi praticamente c'è quel fascino delle cose, appunto, che si sanno o non si sanno. E appunto, andando così, tu sblocchi un true ending che appunto ti permette di scoprire la verità sulla città, e vedrai delle scene extra ancora più inquietanti e un nuovo boss finale. Io non voglio fare spoiler, ma è un gioco che è studiato bene, è studiato molto bene su quello. Perciò, buon, ben fatto, bella narrativa. Ma passiamo alla Play 2, che secondo me solo su Play 2 ha potuto dare il top, Silent Hill, arrivare alla realizzazione top. E beh, vediamoci un trailer insieme, che dici, Cla? Non c'è modo migliore di conoscere una serie se non vedere. Certo. Non credo che ce lo vedremo tutto, perché sono 6 minuti di trailer. Però... Non lo so, io poi c'era uno che ci giocava, un mio amico, che l'avevo visto. Non so quale, quello che sei in una stanza... E da quella stanza vai sempre. Quale è The Room? Il 4? Sì, sì, ne parliamo dopo. Lui ci giocava, ma quello, per esempio, non mi è piaciuto. Dicevo, boh, ma cos'è sta roba? È molto contorto. Ne parliamo dopo. Guarda, questo qui si chiama Maria. Sta parlando col protagonista James. E lui è andato in questa città perché ha trovato una lettera dalla moglie morta. No, Cla, non giudicare una persona che c'è la lettera dalla moglie morta. E Tony, non so neanche. Lo so, ma sai che puoi pensare questo qui è un po' fuori di testa. No, no, è normalissimo, assolutamente. E questa qui gli dice. Tecnicamente sì, perché volevamo fare una retrospettiva. Che non vogliamo neanche dedicare la spoiler estremi. Però volevo dire una cosa. Mi fermo un attimo. Devo dire una cosa. Si viene citata la similitudine fra Silent Hill 1 e la città di Centralia, Pennsylvania, che appunto è la location principale della, cioè praticamente una città reale. Adesso voglio farvi vedere, perché è una curiosità veramente interessante, che appunto è una città che, dove veramente c'è stato questo patatrac, una città vuota, una città fantasma, non è l'unica, ed è dovuto a un incendio veramente clamoroso che ha causato appunto la città a trovarsi in posti veramente agghiaccianti. Voglio farvi vedere. La città ha preso fuoco? Cioè da sola? Sì, più o meno. Il terreno. Voglio farvi vedere il terreno di questa città. Vorrei evitare di vedere. Aspetta. Ah, ma puoi farla vedere sta roba? Sì, 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 Centralia Pennsylvania, certo. E perché no? Scusami, stiamo parlando no, di. No, non lo so, pensavo proprio che facevi vedere la gente infiammata. No, non è andato fuoco nessuno, se ne sono andati via. Ha preso fuoco per colpa di questi oleodotti, queste storie tremende. La città, appunto, ha preso fuoco. Abbiamo visto appunto dei crateri fastidiosi. Quindi, veramente è così. Ovviamente non è la stessa cosa, ripeto, non sappiamo se veramente. Probabilmente no, probabilmente a mio parere non è la vera ispirazione di Silent Hill, per una semplice ragione: gli autori erano giapponesi e volevano ispirare tutta la loro conoscenza
dall'horror, dall'horror anche molti film americani, ma non pensavano a una location precisa. Sta cosa di Centralia è saltata fuori, diciamo, un po' dopo la storia di Silent Hill 1, è uscito fuori, è uscito come, ah, ma in realtà hanno preso ispirazione a Centralia, ma gli autori, l'autore principale non sapeva neanche di Centralia, Pennsylvania. Ci sono tante città fantasma, ma ci sono anche in Giappone, ovviamente, anche in Giappone ci sono città fantasma, che sono città abbandonate per diverse ragioni e alcune anche abbastanza agghiaccianti, tipo magari luoghi con esperimenti e cose varie. E quindi insomma è interessante. A mio parere non è la vera ispirazione. La vera ispirazione, se vogliamo parlare, sono i film come The Fog, famoso, dimmelo Ah, te. beh, The Fog, sì, da stare a chilometri lontano dal remake di The Fog, è una porcheria, lo sa. Sì, i film sui culti religiosi, che di horror sui culti religiosi penso là che ce ne siano parecchi, no? Ma sì, l'ultimo è Midsommar, quello il Sì, villaggio, quello lì è uno degli ultimi, ma ce ne sono tantissimi prima, alcuni sono veramente assurdi. Cioè, quello, come si chiama? The Wickerman, mi sembra, quello. Wickerman è quello con Johnny, così, con quello là, praticamente, Nicolas Quello Cage, è Nicolas quello che Cage. c'è, no, non credo. C'è uno attore, non è neanche arrivato, mi sa, qua in Italia. Quello lì va in questa città, culto religioso, e in questa setta. Finirà un po', insomma, allo Christopher schiedo. Lee, Christopher Lee, hai ragione, Christopher Lee, Esatto, Christopher Christopher Lee, Lee, bravo. esatto, hai ragione. E quindi insomma alla fine c'è dietro un culto molto deviato e vabbè, a sto punto non volevo fare spoiler, ma a sto punto non ci tocca fare, che è presente la ragazza in fasce, quella Alessa ha preso fuoco, ma non è mai morta ed è rimasta internata nello scantinato di questo ospedale. A bruciare, continuare a bruciare, c'è un audio terribile dell'infermiera che racconta di Oh, come mamma. queste band continuiamo a metterle, ma non finisce più. Vabbè, non voglio andare sull'esplicito, ovviamente, perché siamo un podcast di sentimenti positivi e positivi. Però almeno non posso, non voglio essere crudo. Vero, Vabbè, ho ma capito, non non è è vero vero, per niente, però voglio non è vero. dire, no, non è vero per niente. Comunque, alla fine dei conti, quindi sì, No. c'è dietro questa sorta di maledizione causata da questa qui, tutta giudicata male dalla città, e si vede forse meglio nel film che nel videogioco, sta cosa, proprio perché il gioco te lo spiega con degli indizi ambientali, tipo un banco che trovi con scritto strega a questa povera ragazza, e le scrivevano, perché appunto era particolare, era la figlia di questa Questo è donna. l'uno, Sì, qua è il primo. questo è Sì. l'uno, sempre l'uno, sì, assolutamente. Quindi, No, bisogna dirla sta cosa. sì, questo è l'uno, ma in realtà riguarda anche il resto della serie, almeno perché più avanti ci riconnetteremo ancora. E quindi sì, diciamo che gli eventi dell'uno sono poi paralleli a cose del 3, eventi del 2 saranno poi paralleli a Silent Hill 4, cioè The Room. Praticamente ci sono dei confronti fra questi giochi, spiegheremo anche quali. Io direi che se non avete fidati, ho giocato a Silent Hill 1, non sto capendo nulla del gioco. Eh beh, ti credo, ti credo. Il gioco ha diversi strati di lettura, come dicevo prima, e molto spesso è fatto da guardare indizi come quello di leggere un banco o di capire l'ultima zona del gioco. Si chiama nowhere, ovvero ovunque, vuol dire ovunque. Ovunque è dove non ci sta. Cioè nowhere, dove c'è e Dove dove non sei stato? non. No, nowhere è un po' tutto. È una fusione di luoghi, in cui ha vissuto questa Alessa. Appunto, può essere un'aula scolastica, può essere un ospedale, può essere tante cose. E È un quindi flashback, non è un non flashback, è un me lo nowhere. Tu ricordo. passi da un posto, no, Ah, alla non me parte finale, ricordo. no, No, la parte finale, da come lo non racconti. mi ricordo. Ho 20 anni che non ci gioco più, ragazzi. Io ho oltre 20 anni, cavolo, una roba. Però in realtà non è con gran ricordo io di sto, cioè, nel senso, mi ricordavo le atmosfere, ma però non ho un grande ricordo di sto gioco, in realtà, non. Ma alla fine tutto parte da una storia banale, che è quella di un padre che vuole salvare sua figlia, la sua figliolina, e non sa perché questa qui se ne va nella nebbia, sparisce, lui la segue, lei sparisce, perché ovviamente c'è dietro una connessione fra lei e questa città. A sto punto, beh, non volevo far spoiler, ma è Ma inevitabile. cavolo, ma dopo tanti anni mi vuole mica dire Eh che sì, ci anche se sta c'è la uno possibilità spoiler. che probabilmente ci potrebbe esserci un qualche remake prima o poi, perché se fanno il 2. Comunque sia, alla fine il problema è quello, che praticamente questa qui è la reincarnazione rinata di quella Alessa, quindi praticamente una metà di lei, perché la metà di Alessa non è mai morta, ma è in quelle condizioni terribili di viva ma non viva,
in quelle condizioni. E poi abbiamo la versione di questa piccolina Sherry che deve riunirsi alla sua metà. Non volevo farlo spoiler completo perché magari stimolando così, No, va bene. considerando quanto va di moda il retro gaming oggi, ma una persona vuole farsi una base, però. Ovviamente c'è dietro una trama ben congeniale, con dei colpi di scena, tipo hai questa signora abbastanza avanti con gli anni, il nome Dahlia Gillespie, che ti aiuta, ma ti aiuta per delle sue ragioni, perché lei vuole la riunione dei due pezzi di Alessa. Così da risvegliare una specie di demone antico che per lei è una santa, è una dea, perché purtroppo Silent Hill c'è questa convinzione della dea creatrice, e lei vuole portare la dea sulla terra, quando in realtà la stessa dea può diventare un diavolo. Ciao Ciao Andre. Andre. Ciò che dipende se sia una dea o un diavolo dipende dalle scelte che fai o dal fatto se riesci a sbloccare il tuo ending. Se tu fai la storia banale senza sbloccare tutto, hai la dea. Se tu invece sblocchi tutto, vedi la forma demoniaca e gira tutto attorno a una sostanza particolare presa da un'erba locale che Ah, appunto. un'erba, me lo Sì, ma immaginavo. è un'erba un po' strana, è un'erba mistica. E poi ovviamente Immagino. ha dei fumi che ti fanno Eh certo. uscire. E ovviamente la città, oltre a quello, ha la divisione fra la città normale e la sua controparte demoniaca, che è l'Otherworld, il mondo di Alessa. Il mondo di Alessa, perché tu vedi degli animali particolari? Perché tu vedi gli animali? Perché tu, i nemici per la maggior parte sono degli Mi animali? ricordo. Perché sono libri di fiabe che lei leggeva o a scuola. E quindi in pratica il primo dei nemici è il primo dei boss che tu incontri, che è un vermone, praticamente è l'estratto di un libro che lei aveva letto, in cui c'era questo racconto del cacciatore e ti spiega come sconfiggerlo, ti spiega il modo in cui tu devi ammazzarlo, che non ve lo spieghiamo, almeno questo elemento di gameplay. Quindi se uno volesse la prima volta giocarci, puoi fare un riassunto per chi è arrivato adesso, che ho visto che sono entrate delle persone, puoi fare un Certamente. riassunto proprio, perché se no uno veramente arriva che hai già fatto metà gioco, No, beh, l'assunto piccolo è riassunto. la storia di un padre che perde la figlia in un incidente all'inizio del gioco e deve cercare di salvare sua figlia. Incontra dei personaggi che a modo loro lo aiutano, chi lo fa con buone intenzioni come una poliziotta, chi lo fa con delle intenzioni doppio fine come una donna di chiesa, ripetiamo, parliamo di culti strani ovviamente, non di chiesa normale. E quindi praticamente il punto è quello, il grande mistero di una storia interessante e affascinante, dove appunto il colpo di scena è sempre alle porte, però è molto ambientale, dovete scoprirlo da soli, perché purtroppo il gioco non è che ti fa una trama, ti racconta lo spiegone, il gioco non ti fa spiegoni clamorosi, il gioco ti dà delle scene abbastanza brevi, per il resto la trama la devi comprendere con gli indizi, come va di molto di moda oggi con giochi come Amnesia e tanti altri, presente, no? Questa tendenza Sì, attuale oddio, non è che nell'oro sono fan, però. di recuperare indizi in giro e poi li assembli insieme e capisci di cosa tratta la trama. Ovviamente, alla fine, l'ho detto, è più su più strati. Se tu guardi la trama banale così, boh, una trama banalissima, il bene contro il male, il padre è buono, che cerca di salvare la figlia. E ovviamente poi abbiamo tutti gli altri strati sotterranei, ovvero roba complicata, il culto, gli ambienti esoterici, perché anche ogni simbolo, ad esempio il simbolo di Metatron, c'è un simbolo importante che gira attorno a questo cubo di Metatron. Ma Metatron chi era? Metatron era uno degli arcangeli sacri delle Ah, religioni sì, monoteiste, è Metatron. Per non vero, parlare anche del Flauros. Flauros è uno dei 72 demoni del Goetia. Tanto per dire, se vogliamo andare sull'esoterico, ma perché dobbiamo andare sull'esoterico, sinceramente? Perché dovremmo, il gioco non te lo racconta, non ti viene a dire cos'è Flauros, cos'è Metatron, non te lo viene non penso a che chi gioca sta dire. roba abbia, oddio, può essere, no? Non che tutta Sì. sta Cioè, ad conoscenza. esempio, il marchio che continui a vedere si chiama Marchio di Samael, e Samael anche lui era considerato l'angelo della morte in alcune culture antiche. Ovvero praticamente c'è dietro questo culto della morte, praticamente. Quindi insomma, per alcuni è vita, per altri è morte. Come dire, è una cosa molto inquietante, disturbante, ci sono delle scene che disturbano, ma tutto sommato, Beh, quindi vedendole un oggi, horror. sì, è un horror psicologico, non è Allora ho crudo capito. il primo non è crudo. Quindi insomma, diciamo che è un horror psicologico, per dirla così. Quindi è affascinante, per il resto è veramente affascinante. Possiamo passare Io a... aggiungerei le musiche, se non ti Ah, le dispiace. musiche. Aggiungerei quella,
Perché le musiche io le metterei tra i punti di forza oltre all'ambientazione. Non so te che punti di forza metteresti e quali contro, perché io metterei le musiche proprio secondo me perché a me quelle musiche ti facevano immergere, cioè un senso di inquietudine, e poi metterei anche le ambientazioni. Tra i contro avrei messo più che altro i comandi, perché Movimenti, sì. oddio, ma ai tempi quello passava il convento, ma adesso metterei che sono dei comandi un po' più arcaici e quindi un po' più difficoltosi. Non so te, e forse metterei anche questa cosa della trama, cioè che ti devi andare a cercare indizi, se no perdi qualcosa. Non so Quello è un te. vantaggio, a mio parere, perché fa Io parte del. mi romperei, però Ma li trovi per strada, no, non tutto in realtà, devi trovare una è chiave per aprire un appunto albergo, che ti trovi una cosa dentro la moto, cicletta, vedere cosa c'è. Che cavolo. Però esatto ne vale la pena per avere il true ending. Ma comunque sia, e le musiche, sì, le musiche, il grande Akira Yamaoka, compositore della serie fino a un certo esatto punto, è un grande, veramente a livello ambientale, un bravissimo musicista, quindi sono d'accordo, ambientazioni top, top, e ovviamente sì. Esiste un prequel di questo gioco che è Silent Hill Origins, poi oddio. te ne parleremo dopo. Sì, che è io lo chiamo una fanfiction, la chiamo una fanfiction perché ti impila tutti i personaggi della serie, ti fa vedere in certi pretesti che secondo me potevano evitare, veramente sembra una cosa buttata lì. Mettiamoci i personaggi, facciamogli fare qualcosa. È forzatissima, secondo me, è veramente forzata come cosa. Per Non so. il resto aggiungerei anche una cosa, La mappa praticamente è interessante che c'è un problema all'inizio del gioco, molti rimangono bloccati all'inizio, un mio amico si è bloccato, perché tu esci in città e non sai dove devi andare. Tu in realtà devi andare anche qui, appunto indice ambientale, guardare un punto nascosto in una casa, cliccare su quel punto lì e ti mostra con delle X sulla mappa dove devi andare. Altrimenti non lo sai, altrimenti non lo sai. Dimmi se è una cosa normale, però. È scomoda. Io sì, ma guarda, ti potrei rispondere che sono giochi PS1, nel senso che Sì. molte mappe avevano dei problemi strani. Io aggiungerei anche il fatto che non, secondo me, al primo, come me lo ricordavo, non è un gioco per tutti. Lo No, metterei non lo è. tra i contro, secondo me. Però anche lì dipende un po' forse dai gusti. Io Non è un gioco per non tutti. è. No, io ora ti direi che non ci giocherei, quindi come contro ci infilerei il fatto che non è per tutti. È vero anche, però, ha gusti. Però personalmente io adesso non riuscirei a giocarlo. Forse te sì, Sì, forse. io Perché ci ti giocherei piace ancora. esplorare, ti È a piace tre livelli di esplorare. difficoltà. Se uno non vuole appesantirsi, se lo fa facile, ha un sacco di munizioni, ma già normale, impegnativo, è difficile, è una bella batosta come gioco. Io direi che come contro pro, se vuoi aggiungere qualcosa in più, dai contro e pro. Ma io contro potrei dire veramente che la struttura del. E ora dove vado? È molto molto difficile, perché è vero che il gioco te lo dice, ma non te lo fa capire. Non hai un qualcosa davanti che ti dice prossimo punto vai qua. Come ad esempio può succedere a un Resident Evil 3 che invece te lo dice esplicitamente: guarda, devi andare qua, devi andare in questo posto. E lui ti dice: ah, grazie, lo so ora. Ma invece il Silent Hill non te lo dice mai. Devi quindi tenere traccia di tutto ciò che hai fatto, di come l'hai fatto, e soprattutto stare attento che magari non hai esaminato un posto o l'altro, perché il gioco ha tutte queste strade chiuse, rotte, e quindi dici magari di qui non si può andare. No, invece magari c'è una stradina in cui puoi andare. Questo è un contro, perché non tutti i giocatori, anche all'epoca, volevano scoprire quella stradina secondaria e magari volevano essere guidati verso un percorso che li manda, come capita molto spesso nei Resident Evil, che comunque la strada te la trovi, sai, Resident Evil, sai, scusami, Dino Crisis, la strada te la trovi, non è che dici, ma non c'è qualcosa e non so dove andare. Quindi sì, il contro è appunto questa esplorazione così poco intuitiva, però la posso anche capire, perché a molti giocatori possono preferire questo, sinceramente, molti giocatori. Per i pro, beh, i pro comunque è veramente atmosfera, dialoghi e soprattutto quella specie di doppiaggio trash anni 90, che è una cosa tipica. Have you seen a little girl with short hair? Cioè, con quella voce da fesso proprio. Hai visto una bambina con questi capelli corti? Mia figlia. Non è, dice neanche. Io gli dico, eh sì, poi comunque sono i doppiaggi un po' trashoni. Ovviamente dell'epoca, col 2 hanno fatto molto di meglio invece, però veramente è divertente su quelle cose. Per il resto, beh, se sei fan dell'horror,
andrai a cercare e scoprire tutti i segreti, i nomi delle strade, le citazioni, dire: ah, allora questo, ho visto questo film e so che questa è una citazione all'Esorcista, so che questa è una citazione a questo artista, perché ce n'è veramente tanto. È un gioco che esprime le meningi per citare cose. Detto No, questo. ero il primo sì. Poi sai, giocandoci adesso le citazioni le cogli, ma essendo di poi sono un po' bravi tutti a dire sta cosa, perché io in realtà ai tempi non ho carpito nessun tipo di citazione. Adesso Avevo giocandoci 14 anni, cosa potevo sapere? Avevo 14 ma anni, anch'io cosa potevo infatti, no, perché sapere? molti lo dicono, dico, ah, ma non hai colto, beh, No, no, cavolo, no, sono io ho 14 14 anni, non è che potevo sapere cose. Sapevo dello pseudonimo di Stephen King, del suo secondo nome, Richard perché, Bachman, quello esatto, lì, sì, il suo. esatto, Infatti perché ho un appunto, libro di lui, ho un libro che si esatto. chiama I Vendicatori di lui, sì. Esatto, sapevo di Sì. Richard Bachman perché Sì. appunto avevo anch'io probabilmente quel libro lì, quindi insomma, e leggevo Stephen King a quell'età, quindi insomma sì, è interessante, perciò quello l'avevo riconosciuto, ma tante cose non le sapevo, poi sono arrivati anni dopo, ci sono delle Wikipedia piene, ricche di contenuto solo su Silent Hill, tanti segreti, tante cose che manco dai giochi insomma riesce a capirle, alcune cose sono proprio veramente ricostruite con precisione, per non parlare del fatto di come poi. Dopo tre, i primi tre sono originali fatti dallo stesso autore, dal 4 in poi già vedi che sono altre persone che ci prendono in mano la serie e ti buttano delle cose che magari sono poco compatibili con altre. Comunque, andiamo al 2, sei d'accordo? Io non ho più niente da aggiungere dell'uno, per Anch'io, cui non. anch'io. Il 2 parla, racconta la storia di questo marito alla ricerca della moglie morta, forse per prendere in pace con se stesso, per scoprire se veramente è possibile aver ricevuto una lettera da moglie morta, o se no, chi è che gliela manda? Perché gli dice di incontrarsi nel loro posto speciale a Silent Hill. Qual è il loro posto speciale? Non lo sa neanche lui. Qual è il loro posto speciale? Potrebbe essere ovunque. E quindi pensa magari al parco che abbiamo passato un po' di tempo insieme. Allora, niente, lui cercherà di esplorare e incontrerà degli strani personaggi. Strani, strani, strani personaggi. Fra cui, e qui abbiamo Lynch, la controparte similgemella della protagonista, che non è la gemella, ma è semplicemente identica a lei, che se la moglie morta era Marie, lei è Maria. Cambia una lettera. Ismarì? No, quella, Ismarì. non quella, magari. Comunque praticamente incontra questa, che ripeto è Cameron Diaz, è palesemente Cameron Diaz senza diritti, però voglio dire, era ovviamente ispirata. E quindi è strano perché lui incontra questa flirta un po' con lui e capisce che appunto dice: ma tu sei Mary? No, io sono Maria. Dice: ma io sono Maria. E quindi vediamo, abbiamo visto quella scena iniziale in questo trailer prima, dove appunto abbiamo questa Maria che gli parla insieme, lo vedete con questo sguardo inquietante di lei, di una donna bellissima, ma allo stesso tempo che ti inquieta. Donna Sembra bellissima. sì, è vero, effettivamente ora che noto una certa somiglianza a Cameron Eh Diaz. sì, anche il vestito era un vestito utilizzato da Cameron Diaz, Beh, quindi senza pagare i diritti, senza pagare i chiaramente. diritti, ovviamente, sì, ovviamente. Certo. Ecco, questa qui è Mary, vedi che la faccia è la stessa, cambia il look. Quella là è un po' più svampita, questa Mary invece è un po' più Qua santerella. sembra Antonella Elia, sta qua. Ecco qua. E quindi vedi che era un posto speciale, non vi dico in che posto siamo, in realtà tecnicamente alcune scene sarebbero anche abbastanza spoiler, ma erano nel trailer, tu non sai a che punto compaiono queste scene. E una di queste compare proprio nel finale, non avete idea. Ecco, e vedete, vediamo che appunto si vede che non stava bene, iniziava già a non star bene la signorina, perché appunto non è morta di una malattia, quindi praticamente. Andiamo avanti, qui è l'inizio del gioco, lui che si guarda allo specchio e c'è l'ombra da notare, ovviamente sapete cosa significa uno specchio in ambito horror, l'altro sé, l'inconscio, lo specchio riflette sempre l'inconscio, questo gioco gioca molto con gli archetipi psicologici della mente, è inevitabile che ci gioca molto. Ecco qua, vediamo, questi qui sono, vabbè, qui ovviamente sta giocando a difficoltà molto alte perché tutti questi nemici qua, se giochi a facile, no. Questa qui è una scena molto inquietante, ragazzi, ci dissociamo ovviamente, ma sta facendo finta, Oh mio Dio! non ha fatto quel gesto, non ha fatto quel gesto, ci tengo a dirlo che non la fa, ha solo fatto bang perché stava raccontando di una cosa che aveva fatto a un cane. Qui scene molto molto disgustose, ma ragazzi, cercate di capire, sto gioco deve disturbarvi. Stava facendo quello che pensi tu, esattamente, quello che pensi tu. Ah, da solo, ma anche No, lui no, ha con quelle funzionato. specie di creature. Ah, ok, no, perché sennò l'annunzio lo facevo però. Da notare, vi invito, questo non è uno spoiler in realtà, ma potrebbe essere un elemento di trama,
come dire, il double entendre di certi nemici, tipo quelle nemiche tutte gambe scoperte. Ovviamente sono volute queste cose. C'è una scena che non so se la vedremo qua nel trailer, penso di no. Vabbè, lui che questa è una scena un po' disgustosa, ovviamente. Ah, che E schifo. allora ti tocca vedertela. Se non pensa che io avevo ignorato quella scena lì e non mi andava avanti nel gioco, ero bloccato. Ecco questa qui. Questa qui è Angela, un personaggio un po' inquietante. La bimba dispettosa, questa ti fa dei dispetti che veramente. Guarda, odiosa, odiosa. Ti scalcia via la chiave, ti fa dispetti, ti insulta. No, Non la possiamo dare ai nemici come non titolo. possiamo perché lei non vede nemici, quindi. Non vede Possiamo nulla di dare ai nemici. inquietante. Lei è innocente. È È come completamente. non tengo di nero, cioè perché che non vedo di nero Non è come vedo. coinvolta dalle storie. E quindi Maria, ma qui incontra Maria per la prima volta, vedi che flirtano un po'. Guarda lei com'è flirtosa, lei scherza. Beh, è bella, però è inquietante, è bella ma inquietante. Ma non sta flirtando, Flirta, perché flirta, flirta, vedo. flirta, vedi che. Ecco qua. Allora, vedi i nemici molto scoperte, molto più del Ma mi solito. dà l'idea di un gioco molto con i comandi meccanici, Eh non so beh, se ti ovviamente, piace. siamo PlayStation 2 a rilento, a rilento. Se ti hai trovato meccanico Resident Evil 4, tu adesso lo trovi doppiamente No, io ho meccanico. detto che Silent Hill 4 ho detto che non mi è piaciuto, così a Sì. vederlo così. Io non mai i comandi, quello non me li ricordo neanche, pensa un po'. Infatti. Però ti dico, questo qui Proprio. è molto peggio. Questo qui è molto peggio. Resident Evil 4 in confronto è un gioco perfetto con i comandi in confronto. E lo Silent Hill è, per 4. la Play 2 lo è, assolutamente. Eccoci qua. Guardate che scena, così, vedete, qui siamo rimasti chiusi dentro dalla bambina che ci fa sto dispetto e noi ci troviamo con questi specie di cadaveri che si rianimano, sempre la solita scena del parco che ci uniamo insieme. Si potrebbe anche sparare, quella No, lei mentre ci no. dice. No, come no? Ma Ma è fermati. poverina, la vera persona. Si spara un po'. È la bambina piuttosto che dà problemi. Ecco, ancora farò rivedere questa bella scena. Ecco, questo qui, l'Heaven's Knight, interessante, l'hanno messa un po' in mia. Perché lei. È una scena che poi non compare nel gioco perché praticamente lei lavorava come lap dancer, qualcosa del genere, Maria. Quindi, Ah, oddio. sì, è proprio quello che stai pensando. Guarda, guarda, questa scena qua è presa da Blue Velvet di Lynch, dove il protagonista si nasconde nell'armadietto mentre vede Ah, quell'attore ma là guarda, ho che capito, aveva quella guarda lo maschera. Sì, spioncino. esatto. E guarda lo spioncino la scena, esatto, perché aveva paura di essere beccato. E vedeva Allora. questo qui brutale, insomma, che era il cattivo del film di Blue Velvet, insomma. Sono un po' quelli che guardano lo spioncino o vogliono le mogli e quant'altro, Sì, cioè. lo so, purtroppo noi ovviamente non siamo quel tipo di persone, siamo un po' più Ma io tradizionali. sono neutro, a me non mi Sono importa neutro, molto. no, non è che giudico nessuno, Ma sì, come se ne neutro. frega, cioè. Infatti, esatto, chi se ne frega, esattamente quello è il punto. Comunque sia, dicevo che appunto è un gioco che ha molto quella specie di double entendre, del farti credere, farti flirtare un po', perché questo protagonista, considerate che sì, vuole salvare la moglie e tutto, scoprire le cose, la verità sulla moglie, ma anche perché le mancava veramente, fisicamente, le mancava sua moglie, ovviamente, chiaramente, questo qua è un uomo Ma afflatto dal dolore. gli mancava perché? Devo proprio essere esplicito? Se col ban no. No, allora diciamo che non lo Allora, dirò. ok. È quello che stai pensando, comunque le mancava quel bell'affetto passionale, made in Hollywood. Ah, ho Beh, capito. Ah, faceva beh, cose. ovvio, la sua moglie, che cavolo, la sua Ah, moglie. beh, come signor Ted, ho capito. Comunque, beh, il gioco arriverà poi a farti visitare dei luoghi come appunto i nuovi ospedali, il nuovo Fogne, di nuovo strade infinite. E un bellissimo parco, una zona in barca che è la parte più brutta di gameplay del gioco. Perché sì, se capisci cosa devi fare con quel qua, cioè, nella nebbia, ma c'è troppa nebbia, c'è troppa nebbia. E c'è appunto questo faro che ti riflette. E quindi mi spiacerebbe dare degli spoiler grossi per una semplice ragione. La semplice ragione è che stanno facendo un remake del gioco. Sarà un remake completo, ma probabilmente elementi di trama rimarranno simili. E non voglio spoilerare a chi vuole giocare il prossimo gioco, ovviamente, il fulcro della trama. C'è una trama che ti spiegherà alla fine tutto perché James si trova lì. Saprai presto perché Angela è lì, saprai perché Eddie è lì, gli altri personaggi che incontra, e alla fine saprai perché James è lì e perché ha ricevuto quella lettera e anche qual è il suo ruolo nella storia. È un gioco che ti cambia la prospettiva da così a così con una scena disturbante a livelli estremi, disturbante a livelli estremi, che ti cambia la prospettiva di chi stai usando perché lo stai usando.
e che cosa vuole? Dice, oh mio Dio, è una scena che mi continua a disturbare ogni volta che ci gioco, e ogni tanto ci gioco, e arriva quella scena lì, a me disturba sempre, le musiche azzeccate, l'ambientazione quasi paradisiaca di una stanza d'albergo. Eh sì, è veramente inquietante. Quando esci fuori cambia la musica, musica distorta, disturbi, suoni radio senza nemici presenti. È devastante, disturbante a livelli estremi. E poi abbiamo, claro, ormai lo sai, hai visto anche nel film, abbiamo Pyramid Head, testa di piramide. Ah sì, 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 ok. È un villain, se vogliamo chiamarlo veramente villain, interessante, un villain veramente interessante, perché è una controparte, diciamo, punitiva di questo James, praticamente, in quanto ne incarna un po' l'aspetto punitivo, perché ad esempio Pyramid Head per la maggior parte del gioco ce n'è uno, ma quando tu arrivi a una realizzazione, i Pyramid Head saranno due che dovrai affrontare, ed è simbolico anche la fine che faranno dopo quel combattimento. Cosa succederà? In quale maniera cercano di indicarti una via d'uscita da tutto questo? Ovviamente non la diremo. Uno, perché non voglio fare spoiler, ma due, perché secondo me ci bannano se dico qual è la via d'uscita suggerita al protagonista. Vi posso dire, per chi ha giocato al gioco, il finale in water. Oddio, è una parola che inizia per S. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ah, assolutamente sì, è proprio quella. E praticamente, per chi ha giocato il gioco e vede il finale in water, nell'acqua, che non c'è nulla l'acqua in realtà, ma nell'acqua, capirà qual è questa sorta di consiglio che dà Pyramid Head di cuore, molto appassionatamente, da James, per riuscire a rivedere sua moglie. È un bel consiglio, cioè, tecnicamente, però ovviamente noi non diamo consigli. No, io non lo dico pubblicamente, chiaramente. Però voglio dire, comunque, è un gioco che tratta quella tematica, tratta tematiche di persone, tratta tematiche pesanti, perché è il background di un personaggio come Angela, che ha subito cose molto brutte dal padre, non diremo cosa, ma ci potete ho paura a chiedere. Sì. E quindi abbiamo visto quella scena di lei che prende il televisore e lo lancia addosso, lo spacca con una specie di creatura, che era appunto il modo in cui James lo vede. Lei vedeva suo padre, lui vedeva invece questa creatura mostruosa. E anche il nome, mi so che aveva un nome, mi sembra che si chiama qualcosa tipo Big Daddy, qualcosa del genere. Non è Big Daddy, però un nome simile. Comunque è sempre Daddy, ovviamente lo chiamano Daddy il personaggio. Certo. Ed è strano, perché ogni persona su Silent Hill ti droppa la notizia importante che ogni persona vede ciò che vede attraverso le sue lenti psicologiche della città. Tu la vedi in un modo, la bambina Laura la vede in una maniera pulita. Per Laura non c'è nient'altro, non c'è nessun pericolo dentro, lei è tranquilla, lei si sente sicura, lei non pensa neanche che tu rischi qualcosa, perché dovresti? Lei è una ragazza innocente che entra in una città che non ne vuole fare del male, non ne vuole fare niente di male, semplicemente va lì perché anche lei ha ricevuto la lettera di Mary e vuole incontrare la sua amica Mary. È normalissimo, lei è una ragazza innocente, dispettosa. Bambina da sola che va lì nel posto che si sente sicura, non so come fa a sentire sicura e soprattutto come fa a Silent Hill tecnicamente a essere un posto sicuro, ma comunque vabbè, in ogni caso se la cava allegramente. E quindi niente, e poi c'è la questione di Maria, scoprire chi è Maria, qual è il suo ruolo, e il ruolo cambia in base al finale che fai, potrebbe essere un'ancora di salvezza o una persona ostile in base alle scelte che fai. E ovviamente lo stesso discorso vale per Mary, che appunto in base alle scelte che tu fai nel gioco, e spesso sono scelte stupide del tipo, sei uno che non si cura quando viene ferito? Non ti curi subito quando vieni ferito? Non è che faccio spesso questa esperienza. Ho capito, vai, dico nei giochi. Quindi praticamente il gioco, se tu ad esempio sei uno che si cura poco e magari esamini il coltello di Angela che stava per fare una brutta cosa con quel coltello, le dici lo tengo io e lui esamini, vuol dire che tu osservi il coltello che deve essere usato per qualcosa di brutto. Il gioco pensa tu sei uno poco attaccato alla vita, perché si cura poco, subisce tanti danni, e purtroppo il gioco conta anche il fatto di quanti danni subisci. Purtroppo sbloccarti di finale è una bella fatica. E quindi va a dare queste piccole cose, queste veramente piccole cose, e ti viene a decidere quale finale fai te. Tu non fai delle scelte in questo gioco, tu non fai nessuna scelta in realtà. Però in base a come ti comporti, il gioco decide che finale darti. Tipo, tu hai guardato quel coltello. In realtà, ovviamente, perché tu volevi usare quel coltello. No, ovviamente no. Però il gioco pensa così.
hai fatto delle cose. Che Sì. bella Hai cosa. guardato Maria, c'è un punto nell'ospedale dove Maria sta lì e si riposa, dice sono stanca, mi devo riposare, sì, ti lascia da solo per un po' di gameplay, e tu hai guardato Maria mentre dormiva, l'hai fissata, l'hai sempre Sì, no. protetta o l'hai fatto subire danni? Il gioco guarderà queste meccaniche per decidere il finale, il tuo rapporto con Maria, se te ne frega di lei o se non te ne frega. Non è che non te ne frega, se la vedevi come una persona molto attraente, basta, oppure se la vedevi come una persona per cui hai rispetto umano, diciamola così. E quindi il gioco tratterà queste tematiche e vedrai ci sono dei personaggi in cui non puoi interferire minimamente nel loro destino, ovvero i personaggi di Eddie e Angela hanno il loro percorso e tu vedrai la realizzazione, tu qualunque cosa puoi fare non puoi cambiare nulla della loro storia, comunque vadano a finire. E quindi il gioco è molto psicologico, è 100% psicologico, come già detto, zero scene crude, non vedi scene brutali, splatter, non c'è splatter, è molto molto brutto, molto molto interessante, quindi comunque, penso che sia quel tipo di horror che piacerebbe anche a te, questo, a livello non di gameplay, ma di atmosfera. Ecco. Ho capito, ma tu togli poi la parte, secondo me, anche una delle È principali, che è proprio importantissimo. è importantissimo il gameplay. Cioè, non mi puoi dire, sì, può darsi che mi piaccia. Il problema è il gameplay. Ma Perché, poi ma perché, perché sono abituato ormai da anni con comandi più moderni, cioè con ora magari con remake magari un remake potrebbero cambiare, sicuramente cambieranno quei potrebbero, comandi, lo renderanno più potrebbero, d'azione, sì. più action, sicuramente, perciò. Però vedi, eccolo lì, magari uno che magari per PS1 o PS2 non li ha giocati, in un futuro potrebbe anche, se fanno dei remake, avvicinarsi alla saga. Magari, ne so, se poi vanno bene i remake, proporre un altro Silent Hill, perché è una saga che secondo me Per me faranno un remake dell'1, io dico il sì. Ma remake avrà la telecamera come Resident Evil 4. Vedi, come remake, appunto. Ma perché? Perché ormai sono tutti, penso che sono tutti così ormai. sì. E sto gioco, che è una trama, la trama è estremamente seria, estremamente drammatica, poi devo dire una cosa generale, abbiamo un remake avrà la telecamera come Resident Evil 4, questa è una cosa molto positiva. Sì, forza, perché anche ora faccio un piccolo, anche con i comandi di Resident Evil 4 io mi trovo un po', ora un po' meno, però mi trovo un po' in difficoltà. E Silent Hill molto probabilmente aveva dei comandi un po' arcaici. Ora, quando tu fai il remake, spero che faranno dei comandi un po' più per tutti, ecco, perché siamo cambiati anche noi, anche chi gioca è cambiato. Non Ovviamente il penso che giocatore di oggi saranno i vecchi non puoi comandi. pretendere la stessa adattabilità di un giocatore della prima epoca Play 2, che era molto più adattabile. Cioè, fa provare a me Passa Controller, classico. Allora, devo parlare di una tematica interessante, ovvero una storia alternativa di Silent Hill dedicata all'ufologia. Silent Hill 1, nel New Game Plus, se tu assisti a dei passaggi UFO, puoi arrivare a un finale sconvolgente e bizzarro, dove gli UFO ti vogliono rapire. Sì, e ti rapiranno. Ma che è Roswell? È Roswell, esatto, che è Roswell. Sì, è con quelle musiche tipo anni 50, è presente, no? Quelle robe tipo, veramente è una specie di Roswell. E poi abbiamo nel 2, troverai le stesse cose, stavolta comparirà il protagonista del primo gioco dall'UFO a rapirti. È strano, sì. No, scusa, non ho capito. Il Il protagonista protagonista del dell'1 primo. che si è unito anche lui agli UFO e anche te Mi verrai rapisce rapito. E vengono a me. rapiti anche te. Certo, lo scopo dei protagonisti è quello di essere rapito dagli UFO. È una storyline alternativa che non c'entra nulla per avere questi finali farsa. Ma Silent Hill 2 non solo ha la controparte UFO, ma ha il finale più bello, più trash e più ridicolo della storia dei videogiochi, che è il dog ending, il finale del cane. Dentro nel New Game Plus, dentro una cuccia di cane, tu puoi trovare una chiave. Ma dove la usi questa chiave? Arriverai a una porta, arriverai a una porta che la aprirai con la chiave del cane e vedrai questo finale. Vedrete questo finale, Cla. Voglio un tuo commento in reaction in diretta. Il cane che muove i pulsanti. Cos'è Biden che schiaccia il bottone rosso? Il cane, e lui gli dice. Perciò è stata tutta opera tua, sei stato tu a fare tutto questo. E lui fa wuff Ah, sai che potrebbe essere forse un presidente americano migliore di quello che Sì, c'è adesso? potrebbe essere così. E Potrebbe lo lecca, lui è disperato, lui è disperato. essere. È Ah, ecco, disperato. Finito così.
E quelli che rapivano e si chiamava mica Samantha Mulder, no? No, non è Samantha, ma questo non è il finale UFO. Il finale UFO vi ho il piacere di scoprirveli da soli, ma sono divertentissimi e spassosi. E questo qui invece è il dog ending, ovvero tu sprechi una run, le tue 5-6 ore di gioco, per vederti sto finale. 10 secondi dove il cane, vedi che è il grande responsabile di tutto ciò che è successo, crolli in ginocchio e il cane ti lecca. E poi c'è la musica ridicola che io una musichetta di cane stranissima. E quindi che devo dirvi, queste sono le stranezze di questa serie. Regala delle perle del genere. E certo. E quindi voglio dire, soprattutto un gioco, aver pensato sta cosa, capisci già che c'è qualcosa di strano, capisci già che dici, ma è strano un gioco che ti fa una cosa del genere. Poi per non parlare delle ricompense che ti dà un New Game Plus, dovete capire che sti giochi non volevano che fossero giochi che giochi una volta e basta. Tu, quando tu ritorni all'inizio del gioco, sentirai il rumore di motosega a New Game Plus, ovvero la seconda partita, e troverai una motosega che puoi usare come tua arma del gioco. È una motosega che va a benzina, quindi puoi trovare taniche di benzina e ricaricarla con la benzina e praticamente usare una motosega nel gioco. È rumorosa, è chiassosa, è folle, però lo fa. È una roba stranissima. Se tu vuoi un gameplay action e sto gioco, secondo me i primi due Silent Hill e anche il 3 sono molto più orientati per il melee, cioè ovvero le armi a mano invece che con le pistole, che sono più di roba di precisione, ma tanto i personaggi non sono precisi, spesso mancano bersaglio, spesso, specialmente nel mio, il cavolo di pipistrelli ne avrò beccati una volta ogni tre colpi, purtroppo va così. E quindi insomma è allucinante questa cosa, questa specie di diversificazione. Io ovviamente sarei stato fan del melee, se mi dai un tubo di legno, no un tubo di legno, forse no, un tubo di ferro, io ci faccio il gioco col tubo di ferro, vado là, picchio tutti, non spreco proiettili e mi diverto, tu Cla? Sì, poi dipende dalle armi, sì. Ma una bella motosega potrebbe essere davvero una buona idea, effettivamente. Sì. Anche se però poi finirà la benzina, perché ci sono tanti nemici. Ah già. Io non so se a livello facile, non lo so, magari. A livello facile, ma secondo me la benzina però poi finisce lo stesso. E sapete che del 2 e del 3 sono arrivate poi le versioni HD, terribili, piene di bug, che sono le versioni Xbox 360 PlayStation 3. E il 2 ha un nuovo doppiaggio con nuovi doppiatori. A mio parere non c'era bisogno, perché il doppiaggio originale è ottimo, ma hanno preso a doppiare Maria e Mary, la cantante della serie, la cantante che fa i brani sonori, quelli vocali della serie, che comunque ha una bellissima voce, Mary Elizabeth McGinn, credo che abbia un nome simile, potrei essermi sbagliato leggermente. E quindi insomma l'hanno presa come doppiatrice di Maria e Mary. Comunque lei è una doppiatrice, quindi lavoro oltre che fa la cantante così, ma fa anche la doppiatrice. E quindi benvenga. A me piacciono le voci. Abbiamo ad esempio per James, abbiamo Troy Baker, che lo conosciamo come Joel di The Last of Us, e tanti altri ruoli. Ha fatto un sacco di ruoli comunque Troy Baker. E quindi insomma sono giochi che hanno fatto queste modifiche, hanno un po' anche stravolto a mio parere l'interpretazione del personaggio, perché quello di Silent Hill 2, se tu lo giochi su Play 2, Cla, te lo trovi come un gioco dove il protagonista è apatico, ma è apatico perché lui ha perso tutto ciò che aveva nella vita, ha perso, perdendo la moglie, ha perso la cosa che lo teneva stimolato, lui ormai è una persona, e quindi è apatico per una ragione. Invece l'interpretazione col doppiaggio di Troy Baker è diversa, è un James passionale che invece combatte, senti proprio il tono di voce, lui combatte ogni cosa, lui proprio senti che ha passione, cosa che secondo me cambia completamente il personaggio da così a così, perché tu vedi un'interpretazione di un James proprio privo di voglia, proprio zero, cioè sai il classico zero sbatti, adesso voglio fare l'esempio, ma il classico personaggio zero sbatti, tipo Orange Cassidy, ho capito, sì, meno cool però meno figo. E abbiamo invece un James molto più orientato a questa, invece queste appassionate, ovviamente doppiato benissimo, però appunto molti hanno preferito usare il doppiaggio originale, perché il doppiaggio originale ha il suo fascino. E dopo aver finito Silent Hill 2 c'è una missione che una volta era uno special pack e adesso invece è entrata poi nell'HD, che si chiama, è praticamente la storia di Marie, la storia di Maria, e si chiama Restless Dream. È una storia che dura circa un'oretta e mezza, due ore, che ti spiega, oppure si chiama Born from a Dream, nata da un sogno, che ti spiega la storia di Maria,
che deve passare degli oggetti a una persona misteriosa dall'altra parte di una porta, di un appartamento. Sì, è strana sta cosa. Tu neanche lo vedi, ti dice: mi porti questo, mi porti questo, e lei glielo deve portare, va in giro per la città, fa i suoi giri, gli porta gli oggetti, per cercare appunto di scoprire il grande mistero: chi sono io? Complicato, E lei porta oggetti a sto qua per scoprire chi è eh? lei. Eh sì, stranamente sì, detta così sembra una boiata, ma in realtà ha il suo senso. Secondo me, comunque, è ancora abbastanza poco comprensibile, a mio parere. Per me continua sempre a rimanere poco comprensibile sta cosa, perché tutto sommato, alla fine Maria, questo possiamo dirlo, tanto è un DLC, alla fine Maria dice che non ha trovato il suo senso nella vita. E dice che a questo punto probabilmente sarebbe meglio, non dico la parola, però Ah, appunto, e ok. niente, e quando la pensa così, poi incontrerà James, lei va al parco, perché ormai è la mezzo, incontra lui, e incontrare lui le dà un motivo per vivere, per essere ancora avanti. Quindi in pratica è come se il suo destino e quello di James sono interconnessi, ma non è una cosa che non avreste mai pensato dal gioco base. Cioè, io facendo il gioco, che su Play 2 non avevo questo buffer, una demo, ho dovuto aspettare il 2006 o passa, o anche dopo, quando l'hanno portato su 360, per capire il personaggio di Maria. Ho dovuto aspettare questo DLC. E Cla, comunque, sai com'è? Immagina, su Play 2 già erano rari DLC, su Play 2 era molto raro un DLC. Ah, sì, beh, direi di sì, ma perché non era forse ancora l'epoca di DLC. Ora li mettono ovunque, quindi. Li mettono ovunque. Ricordi qualche gioco con i DLC tu di aver mai giocato su PlayStation 2? Adesso ora mi coglio un po' impreparato. No, però non ho memoria di DLC su Io PS2, anche ricordo, ad se. esempio, Metal Gear Solid 3 Special Mission, Non l'ho che era giocato. una versione pack che, dato, ti sbloccava anche la storia di Snake, quindi praticamente facendoti fare 5 missioni aggiuntive con Snake, belle complete, belle compatte. E questo vuol dire che praticamente è una cosa che faceva Konami, ovviamente quelli che hanno fatto Metal Gear, hanno fatto Silent Hill. È una cosa, diciamo, fatta da Konami, a mio parere molto 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 affascinante, perché veramente alla fine dei conti, cioè, hanno aggiunto delle cose facendoti uscire una versione, diciamo, tendenzialmente migliorata, si fa per dire. C'è una cosa che però piacerebbe tanto a te, ovvero gli enigmi e difficoltà impossibile. Guarda, proprio hai scelto il giocatore E giusto. l'ho fatta, l'ultima volta l'ho fatta, l'ultima volta l'ho giocato Proprio. impossibile, l'ultima volta l'ho giocato impossibile Ah, Silent bravo, 2. bravo. Mi sembra una E bella sì, idea. non si capiva niente, non si Ah, capiva. è Cioè, praticamente il strano. gioco ha una difficoltà degli enigmi, che per me è una cosa bella, perché se una persona dice: ah, ma io voglio azione, zero comprensione delle cose, spacco tutto, se lo fa enigmi facili che ti dicono: senti, premi 3-4-3-3. Cioè, ovviamente sto dicendo dei numeri a caso, però premi 3-4-3-3 e andiamo avanti. Sarei Dio. A medio ti fa Sarei fare Dio. indizi comprensibili, è difficile o impossibile. Questa cosa qua ti racconta una storia. Ma tra l'altro, le storie sono disturbanti. Più alzi la difficoltà degli enigmi, più gli enigmi si fanno macabri. Cioè, diciamo che il gioco è tendenzialmente fiabesco. Ad esempio, tu hai l'enigma della sirenetta di Biancaneve, mi sembra, della Bella Addormentata nell'hotel. Hai queste storie. Sì, Fanno che cose tra di una. loro. Se tu giochi a facile, beh, hai già la soluzione davanti. Se tu invece giochi a medio, tu devi soltanto sapere qual è la trama. Quindi tu devi sapere che la sirenetta, cosa è successo nella sua storia. E invece devi sapere la Bella Addormentata, come è stata risvegliata, le solite cose. E Certo. Biancaneve pure. E ovviamente lo sai, perché lo sai. E invece è impossibile. Ti inizi a raccontare una storia disturbante del bianco che si tinge di rosso, tutte queste cose allucinanti, disturbanti. Bello, wow. E abbiamo un sacco. Uno degli enigmi disturbanti è quello della morgue room. Nella morgue room è la sala mortuaria dove appunto ci sono questi cadaveri, e tu devi capire in qualche maniera cosa devi fare con questi cadaveri per allinearli, per ottenere una chiave, come al solito. E ci sono degli enigmi veramente disturbanti, del tipo: chi è il mio nome, qual è il mio nome, queste cose qua. E poi è la cosa più bella, a mio parere, in un posto che secondo me è l'apice della bellezza di Silent Hill 2. È praticamente un carcere federale per persone che Ma venivano che bello, giustiziate. E bello. sì, c'è anche un po', c'è anche pure il capio, che puoi anche ovviamente provare. Penso che adesso sì, hanno superato quella fase del capo e vanno su Ma lì fasi. era vecchio, era molto Come vecchio. nell'Arizona, ecco, nell'Arizona c'è un ritorno,
a certe tradizioni anni 30 tedesche, diciamo, che usavano una certa sostanza. Lo so, questa cosa è vera. Altri hanno ancora la sedia elettrica, altri invece fanno una punturina. Insomma, dipende un po' dallo stato. Comunque lì devi capire quali sono gli innocenti, quali sono i colpevoli, capire praticamente, cioè erano tutti colpevoli tranne uno, tu devi capire chi era quell'innocente. Ci sono delle storie molto disturbanti, tipo devi capire chi mentiva. Loro ti raccontano le loro storie, io sono questo, sono... Ed è l'enigma, è impossibile, è veramente complicato di capire, perché uno è stato condannato per truffa, l'altro per incendio, l'altro per omicidio e altri per altre cose brutte. E quindi, insomma, devi capire chi invece è stato condannato ingiustamente ed è morto, poi è veramente morto. Certo, e tu devi andare là e tirargli il cappio alla persona innocente. Se giochi a difficoltà alta, verrai sommerso di nemici nella stanza. Cioè, ti trovi i nemici da fronte. Punizione per te, per aver sbagliato. E abbiamo una delle cose più inquietanti e strane. Tu sei con Maria su un ascensore. E ti parte un quiz. Ciao, benvenuti al Silent Hill Quiz. Ti fa domande ambientali su Silent Hill e ti chiede il nome di un certo assassino della storia, che appunto tu trovi un giornale davanti a un appartamento. E quell'assassino non avete idea di quanto è importante per Silent Hill 4 The Room. Lo conosciamo sicuramente. Lo conosceremo nel 4. Lo conosciamo. No, ma non è uno vero. Non è vero. Io dicevo già signora Ed. È una storia interessante, ma voglio raccontarla quando faremo Silent Hill The Room. Quando saremo Silent Hill The Room, ne varrà la pena, perché appunto è inquietantissima questa storia dell'assassino. Un assassino che appunto eliminava le persone. E poi, anche dopo, dicono che però il giornale ti dice che lui è morto. Sì, Silent Hill, l'assassino che è morto. Ci crediamo, no? Io nel 2 ci ho creduto, la storia di questo qui. E appunto è molto molto disturbante, perché poi il 4 riguarderà appunto le vittime di questo assassino. Il nome è Walter Sullivan, quindi insomma è interessante. Molto, poi molto... non c'era uno in via di sviluppo che poi l'hanno troncato, era quello di un'ora, mi sembra, non c'era quel Silent Hill. Sì, Silent Hills, purtroppo ne dovremmo poi parlare, guarda, quando vediamo bene. Oggi abbiamo trattato praticamente i primi due giochi, ci siamo presa con molto calma per spiegare bene. Beh, siamo andati più a rilento rispetto all'altra volta. Detto sinceramente, io sul 2 potrei anche parlarne per ore, ma francamente le basi, credo che le cose sostanziali che dovete sapere prima di giocarlo, ce le avete tutte, non abbiamo fatto neanche uno spoiler, incredibilmente non abbiamo fatto uno spoiler. No. E quindi insomma interessante come prospettiva, quindi ovviamente se volete giocare a remake questa infarinatura può essere utile, ovviamente senza spoilerare gli elementi maggiori, quindi non so probabilmente quante cose di trama cambieranno, ma siccome alcune cose rimarranno simili, perché la tonda della trama è quella, e quindi vediamo quanto cambierà. Beh, comunque in ogni caso è interessante, io sono fra quelli che attenderanno questo remake e lo attendo alla gran lunga, diciamo, appunto, perché sarà veramente interessante. Ho paura che non c'è nessuna certezza di avere a fuori un capolavoro, quindi non abbiamo alcuna certezza che faranno un capolavoro. D'altronde, da Konami cosa ti aspetti dopo anni di disastri che hanno fatto chiudere la loro serie? In effetti non ho più grande fiducia nella Konami, per quanto in realtà ha fatto delle robe pazzesche, però da un po' di tempo anch'io che non riesco a prenderla più sul serio, però boh. Sono io anche, probabilmente. E quindi insomma ci siamo, e per il resto oggi abbiamo trattato quindi i primi due giochi della saga, e andremo poi nella nostra ottica la prossima volta con Silent Hill 3 e 4 sicuramente, e forse anche altro. Quindi vi ringraziamo a nome di Jack e Cla, vi invitiamo questo venerdì dalle 20.30 alle 21.30 in diretta. Cla, se vuoi dire dove ci trovano sui social? Allora, ci trovate su YouTube, chiaramente, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, eccetera. Abbiamo tutto. Va bene, detto questo, noi vi ringraziamo, vi salutiamo, vi auguriamo una bellissima serata da Elisir Podcast. Io.